Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road, un vlog che esce tutte le settimane, anche se si dovrebbe parlare di fatturazione mensile. Beh, proprio di questo parliamo oggi. Cominciamo! Sigla! Gli operatori di telefonia mobile fissa si sono inventati di cominciare a far pagare i canoni fissi non più con la cadenza del mese solare, bensì con le 4 settimane. Ne ho parlato in un vlog l'anno scorso, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. E il risultato, ovviamente, è che moltissimi utenti si sono lamentati, non tanto per il passaggio al ciclo di fatturazione alle 4 settimane, quanto perché, portando i canoni fissi dal mese solare alle 4 settimane, gli operatori si sono inventati la tredicesima mensilità e non solo. Virtualmente, pagando una cosa, non so, 10 euro al mese, alla fine di un anno io pago 120 euro, mentre se io pago, anziché ogni mese solare, ogni gruppo di 4 settimane, alla fine di un anno io pago 130 euro e spicci. 130 euro perché ci sono 13 gruppi di 4 settimane in un anno, e spicci perché 13 gruppi di 4 settimane fanno 364 giorni. Per arrivare ai 365 di un anno c'è un giorno in più, quindi c'è anche una spesa in più. E questo è avvenuto praticamente con gli operatori che letteralmente si sono svegliati una mattina e hanno deciso di porre un aumento dell'8,5% sui contratti in essere senza motivo. Altri operatori addirittura hanno avuto la faccia tosta di scrivere che avrebbero cambiato il loro ciclo di fatturazione essendo cambiate le condizioni di mercato, sebbene siano stati gli operatori stessi a cambiare le condizioni di mercato, mettendo ancora di più in evidenza come questo sia un accordo di cartello che vada sanzionato molto pesantemente. Ma il problema è un altro. Il problema è che il legislatore è venuto incontro agli utenti, immettendo nella nuova legge finanziaria l'obbligo di tornare alla fatturazione mensile. Il risultato è che gli operatori prima hanno aumentato il contratto dell'8,5% e adesso, tornando alla fatturazione mensile, continuano ad avere questo aumento. Se prima io pagavo 10 euro al mese il mio contratto, quindi 120 euro all'anno, e poi è stato abbassato a 10 euro ogni 4 settimane, quindi pago 130 e spicci, quello che succede con il ritorno alla fatturazione mensile non è che io ricomincerò a pagare 10 euro al mese, è che l'operatore prende 130 euro e spicci che pago in un anno, lo divide per 12, fa 10 euro e 85 centesimi, 10 euro e 86 centesimi, e mi fa pagare quello ogni mese. Alla fine dell'anno 130 euro e spicci continuo a pagare. E questo è il gioco di tantissimi operatori. Ancora adesso ci sono operatori che hanno calato, per così dire, le corna e hanno ricominciato a fare offerte con il ciclo di fatturazione sul mese solare. Ma ci sono operatori che, pur sapendo di dover fare il ciclo di fatturazione sul mese solare, continuano a proporre tariffe con il rinnovo ogni 4 settimane. E quello che succederà quando arriverà la fatturazione mensile non è che se il contratto è 20 euro ogni 4 settimane diventa 20 euro al mese. No, diventa 21 euro e 75 centesimi circa ogni mese. Perché il costo di 20 euro ogni 4 settimane, quindi 260 e scassati all'anno, resta identico. L'operatore non è che prende il canone che riceve ogni 4 settimane e lo spalma per riceverlo in un mese. Prende il canone che riceve in un anno e lo divide per 12. Ecco, abbiamo fatto 12 mensilità. È un gioco sporco, è un gioco che mi dimostra ancora di più come l'autorità per il controllo sulla concorrenza o non ha gli strumenti per sanzionare pesantemente chi fa accordi di cartello, o ce li ha e non li usa, ma soprattutto è l'ennesima dimostrazione di come, quando si presenta un problema, il legislatore, anziché analizzare il problema con la logica... Guarda un po', gli operatori si sono svegliati una mattina e hanno deciso di aumentare il costo dei contratti dell'8,5%. Questo è il problema. No! Si parla alla pancia degli italiani. Ah, gli operatori sono passati a 4 settimane mensile! Ecco, abbiamo risolto il problema! No, non avete risolto il problema, perché il problema non è ogni quanto pago il contratto, è quanto mi ha aumentato il contratto in un anno il problema.
si sarebbe potuto intervenire sanzionando gli operatori perché non c'era stata fatta una comunicazione corretta per un aumento così elevato del costo contrattuale. Si poteva intervenire obbligando gli operatori a dire: benissimo, se voi volete fare un aumento sul contratto annuale più alto dell'aumento medio dell'Istat, che è il 2% all'anno, voi dovete fare una raccomandata con ricevute di ritorno a tutti gli utenti, con almeno 120 giorni di anticipo. Si poteva intervenire in questo modo. Si poteva intervenire colpendo gli operatori nell'ambito economico. Volete fare la fatturazione ogni 4 settimane? Bene! Tu, operatore che fai la fatturazione ogni 4 settimane, devi, voce del verbo pignoramento immediato, pagare gli anticipi IVA ogni lunedì entro mezzogiorno. Alle 12:01, se non c'è traccia dell'F24, parte un pignoramento del triplo dell'importo. In caso di recidiva, 5 volte l'importo. In caso di ulteriore recidiva, 50 volte l'importo, subito, colpendo gli operatori nell'ambito economico, però dicendo: se voi volete fare il ciclo settimanale o il ciclo quadrisettimanale, questo, se volete fare quello mensile, non c'è questo. Gli operatori sarebbero tornati da soli al ciclo mensile. Loro devi imporre agli operatori di passare al ciclo mensile, ma gli lasci la possibilità di aver aumentato i contratti dell'8,5%, dell'8,6% all'anno. L'importante è che l'operatore metta la fattura mensile, poi ti fa pagare il canone ogni 4 settimane, quindi il risultato finale è che comunque il contratto è aumentato e tu, utente, zitto e paga. Se state pensando di cambiare operatore sul vostro servizio di telefonia fissa o sul vostro servizio di telefonia mobile, guardate l'offerta e attenzione, perché ci sono ancora adesso, nonostante minacce e sanzioni, operatori che continuano a proporre contratti con un costo ogni 4 settimane. E il costo ogni 4 settimane non diventerà il costo mensile, diventerà un costo mensile più alto. Qualche operatore, come ripeto, ha avuto la capacità di riconoscere di essere stato preso con le mani nella marmellata, aver abbassato la testa, va bene, gli ha riproposto i costi mensili. Qualche altro operatore no. Attenzione, ragazzi! Sino a quando il legislatore non si porrà il problema non tanto di quando cade la fatturazione, ma tanto di non è possibile che un operatore si sveglia la mattina e aumenta il costo del contratto dell'8,5% così, quando si sanzionerà questo e non «no, ma la fatturazione è mensile», allora potremo parlare della situazione in maniera più seria. Sino a questo momento «no, ma la fatturazione è mensile» non è cambiato nulla. C'era un problema, un aumento del contratto dell'8,6%, il problema è rimasto identico. Ebbene, ragazzi, che cosa ne pensate? Sapevate che c'era questa magagna? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene, sono Grizzly e ho concluso. Se sono riuscito ad aprirvi gli occhi, a schiarirvi un po' di più le idee, vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Soprattutto condividetelo con i vostri amici che eventualmente stanno pensando di cambiare operatore di telefonia e stanno guardando i vari contratti. Occhio, verificate i costi di rinnovo che non siano ogni 4 settimane. Perché non è che diventeranno lo stesso costo al mese, aumenterà il costo mensile. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che sia un buon profumo che si rinnova ogni settimana anziché ogni mese, ma in questo caso, visto che è gratuito e non si paga, è anche meglio perché c'è più profumo per tutti. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi sul diario di viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly e ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!